Dunque, oggi è un'occasione speciale per questa vittoria per 5-1, quindi intervista doppia, il nostro direttore Salvatore Asmini e Pietro Fusi, che oggi ha segnato il suo primo gol. Partirei dal direttore chiedendogli quanto sia stato importante oggi dare questo tipo di risposta, soprattutto con un primo tempo così, così determinante, che segnale è per il campionato, oltre ad aver ritrovato la vetta. Ma è stato un risultato importante, ma non vedo nessuna connessione con i due pareggi che abbiamo ottenuto, perché abbiamo ottenuto due pareggi e sembra quasi che avessimo perso le partite. Nel calcio ci sta che una volta riesci a far bene, una volta riesci a far meno bene. Nelle due partite precedenti abbiamo avuto qualche problema, anche come ho sempre detto all'inizio. In partenza, oggi siamo entrati con la giusta determinazione contro comunque una squadra che all'andata ci aveva messo in grande difficoltà. E i ragazzi sono espressi in una maniera come sanno fare sempre, e dunque è importante soprattutto per loro, per lo staff che lavora, e la soddisfazione è della società, della famiglia Fetti, che ci mette tempo, grande passione e risorse economiche. Dunque, ripeto, dobbiamo goderci questa situazione in una maniera super positiva e speriamo che duri fino alla fine, perché noi ci crediamo fino in fondo, l'ho anche detto ai ragazzi, è venuto anche il Presidente a dirlo. Dunque, mi è piaciuto poco quando, ma due pareggi che? Due pareggi ci stanno, dove fa? Non è che le squadre, non è che giochiamo, andiamo in campo e giochiamo da soli. Abbiamo fatto due pareggi con due buone squadre, però poi nel secondo tempo, come sempre, siamo usciti e abbiamo fatto la nostra partita. Ecco, vado da Pietro e ti chiedo quanto è importante appunto per te questo gol di oggi, cosa può significare per il tuo campionato personale, perché hai aumentato il tuo livello durante le partite del nuovo anno. Oggi hai messo la ciliegina sulla torta con questo È gol. diventato capocannoniere oggi col gol che ha fatto. Sì, sono molto contento per il gol, ma soprattutto sono contento per la squadra perché siamo tornati a vincere e era molto importante vincere, soprattutto in casa nostra, sul nostro campo. Dopo due pareggi comunque difficili su campi difficili, siamo riusciti a tornare alla vittoria e questo è quello che conta più di tutti. E speriamo di aiutare ancora la squadra, anche se non faccio gol, dando qualche giocata, qualche assisto, no, altre giocate importanti per la squadra e speriamo di continuare così. Noi comunque continuiamo a chiamarti Bomber, perché questo è il tuo soprannome. Prima di lasciare la parola ai colleghi, chiedo ad entrambi quanto poi sarà importante mantenere questo tipo di rendimento e questa lucidità, per questo che è una specie di antipasto di quello che poi ci sarà nel mese di maggio, di giugno, perché sarà un rush finale ricchissimo di partite. Si giocherà praticamente da maggio in poi ogni 3 giorni, e dunque vedere una Castellanzese così potrà aiutare molto. Castellanzese è una squadra che ormai lo ripetiamo da fin troppo tempo, ma in realtà è una squadra che può correre, può fare una partita regolare più i tempi supplementari, e questo fa anche la differenza, al di là del fatto che poi in campo sono messi bene, ognuno sa cosa deve fare. Oggi, pur cambiando il modulo, si sono espressi tutti benissimo. E non è un caso che io mi auguro che sia l'ultima volta che venga io, mi auguro che l'allenatore da domenica non venga più squalificato. E dunque non è un caso che ci sia Pietro Fusi, perché glielo ho chiesto espressamente di venire, perché lui lo sa che per ampia parte del campionato l'ho martellato mica da ridere, perché non era Fusi dell'anno scorso, non era neanche il fratello, come dico sempre scherzando. E adesso sono qui per fargli i complimenti, perché mi sembra giusto e doveroso farglieli, anche di fronte a voi e di fronte poi a chi leggerà l'articolo, perché sta ritornando il Fusi che conoscevamo l'anno scorso, che è stato determinante, e da ormai da più partite
ci sta dando un grosso contributo. Dunque ci tenevo a fargli i complimenti, visto tutte le martellate che gli ho tirato, però... Grazie di avermi fatto, sì. Dunque, però malgrado le martellate qua sanno e vegeto lo stesso. Poi per il resto è importante arrivare al rush finale carichi, perché è importante avere anche il morale alto. Questa squadra il morale alto ce l'ha, lavora tutta la settimana con il massimo impegno. Questa sosta forzata magari ci servirà per ricaricare bene la batteria e affrontare le partite con grande determinazione, perché sicuramente cercheremo di arrivare fino in fondo. Direttore, chiedo solo oltre ai complimenti per la prestazione, per la classifica, una battuta su Talarico, sta bene, visto che è uscito... Talarico onestamente non so, perché si è uscito, sono entrato negli spogliatoi col presidente per fargli i complimenti alla squadra, ma onestamente non ho chiesto, penso che sia ancora un leggero indolenzimento, credo, al polpaccio che aveva avuto prima, credo questo, né più né meno. Niente di preoccupante comunque. A Pietro ti chiedo, l'ha detto Alessio, poi l'ha ripetuto il direttore, è stato un crescendo la tua stagione, è iniziato magari così, ma adesso stai tornando sui tuoi livelli. Cosa ti ha sbloccato? Vedere la Castellanzese e i suoi risultati, o è stata una cosa tua personale? Sì, penso sia stata anche una cosa personale, mentale, perché all'inizio dell'anno giocavamo una partita ogni due settimane, una partita al mese, magari staccavi un po', non eri concentrato al 100% e magari lì ho peccato più sul livello mentale, a essere presente sempre alla partita. Mentre adesso, quando ero iniziato a prendere a giocare sempre la domenica, ogni settimana sei lì a preparare la partita, ascolto quello che mi dice il mister, quello che mi dicono i compagni e cerco di dare una mano e sei più concentrato sulla partita. Credo sia stato quello che mi ha fatto anche migliorare sul punto di vista del campo. Grazie. Pietro, sono bastati 20 minuti a fuoco, avete preso un largo vantaggio e poi nel secondo tempo è calato un po' il ritmo e l'avete amministrata bene. L'avete programmata così? Allora, perché siamo stati molto bravi i primi minuti con l'atteggiamento. Venivamo da due partite appunto che i primi minuti eravamo forse un po' sottotono e ci avevamo programmati che questa partita dovevamo iniziare a mille, andare subito a pressarli alti, cercare di far sempre gol. Infatti abbiamo sfruttato le occasioni molto bene. E il secondo tempo siamo un po' calati, forse per il risultato, forse perché comunque abbiamo deciso di non volevamo prendere gol e rimanere così. Quindi sono contento del nostro atteggiamento alla gara e speriamo di continuare così. Grazie, complimenti. Grazie. Con il direttore volevo tornare un attimo sul doppio pareggio di cui ho parlato in precedenza. Mi viene quasi da dire che la colpa simpaticamente è vostra, perché ci avete abituato troppo bene. Però voglio sottolineare che comunque la Castellanzese, se non erro, non perde da 15 giornate. Certo. Che, come ha detto lei, vuol dire che la Castellanzese è una realtà. E poi la domanda è: quanto vi rende orgogliosi questo cammino che state facendo? Questo deve rendere orgogliosi i protagonisti sul campo, lo staff tecnico, i giocatori. È chiaro che la società è felicissima di questa posizione e soprattutto, insomma, di essere un po' balzati alle cronache, perché magari in altri tempi il fatto di approcciare le partite vado un attimo fuori. Può capitare, come ho detto, che abbiamo approcciato male due partite e a Lavagna abbiamo regalato 20 minuti, 25 minuti, a Saluzzo abbiamo regalato un tempo, però poi la squadra quando si mette è questa. Oggi, come ha detto giustamente Pietro, penso che il mister abbia lavorato tantissimo subito dall'inizio, partire con determinazione, non farci intimorire da niente nessuno, perché ripeto, secondo me il Chieri è una buona squadra, perché all'andata ci aveva messo in grossa difficoltà. E dunque l'importante è che noi partiamo bene dall'inizio e poi si può vincere, si può perdere, ma comunque, non lasciamo mai niente al caso. Tutto quello che viene è frutto del lavoro in settimana, in continuazione da parte di tutti. Pietro, invece volevo chiedere,
diciamo che Kessa ruba un po' le luci della ribalta, però se Kessa e Colombo fanno quello che fanno è anche merito tuo e degli altri compagni. La sensazione che si ha dall'esterno è che siete una squadra che si diverte prima di tutto, perché anche poi con le ripartenze giocavate tra di voi, tanti fraseggi nello stretch prima. Quanto ti diverte per l'appunto giocare in una squadra del genere? Sì, sì, naturalmente essendo molto amici noi giochiamo sempre uno per l'altro e cerchiamo, se non riesci a far gol tu, se c'è uno posizionato meglio deve far gol il giocatore posizionato meglio. Poi naturalmente Kessa quest'anno e anche l'anno scorso comunque è un giocatore straordinario e naturalmente c'è lui che può far gol, dare il pallone a lui perché c'ha più gol nel piede. Però ci divertiamo molto nelle ripartenze, anche nell'allenamento proviamo, ci divertiamo e giochiamo sempre uno per l'altro, questa è la nostra forza. Grazie. Grazie mille. Oggi dopo vorrei aggiungere una cosa, oggi c'erano più osservatori e procuratori che gli omini che hanno messo nuovo tutti i manichini che hanno messo sulla tribuna. Dunque, all'improvviso ho scoperto che abbiamo una squadra di fenomeni, adesso lo dico ironicamente, però il fatto che ci siano tanti addetti ai lavori che ci seguono fa piacere, vuol dire perché si sta facendo un lavoro importante e soprattutto il merito è dei ragazzi, e se qualcuno avrà la fortuna di spiccare il volo, di ambire a mete migliori, glielo auguro di cuore. Però mi si allunga il naso perché vorrei tenerli tutti. Grazie. Grazie. Grazie.